Buongiorno amici e bentornati sul canale Amico Orologiaio. Gli orologi che andremo oggi a recensire sono due Normalis realizzati in collaborazione con l'amico Luca. Eccoli qua. Andiamo a vedere come sono realizzati. Uno è in titanio, l'altro è in acciaio. Per gli orologi sono pressoché identici, se non fosse che questo qui è acciaio trattato PVD, mentre questo è in titanio. Per comodità andremo ad aprire questo, che è più comodo visto che non ha il bracciale tutto chiuso, insomma, tanto per intenderci. Cominciamo subito a vedere come si comportano sul cronocomparatore. Prima cosa da fare, prima di provare l'orologio al cronocomparatore, lo dobbiamo caricare cubi quanto basta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giri dovrebbero essere sufficienti. Mettiamolo con la corona rivolto verso il microfono. E vediamo. Beh, che dire. Più 3 secondi al D. Più 4. Cosk. Beh, il movimento, poi andrete a vedere, è un movimento di quelli seri, diciamo così. Ve lo farò vedere più tardi. Proviamo anche quello in titanio, così verifichiamo se è un'eccezione oppure la regola su questi orologi. Dopo una bella caricata andiamo a rimetterlo. Ecco fatto. Anche qui 28.800 alternanze ora, più 2 secondi al D. Direi che va molto bene. Nel frattempo sentite i messaggi che mi arrivano tutto il giorno così, amici miei. Tutto il giorno così. Da quando ho pubblicato il numero di telefono sul sito www.amicoorologiaio.it, tanti follower mi chiamano in continuazione. Bene, superato il test al cronocomparatore, direi che possiamo andare a fare il test di impermeabilità. Molto bene, partiamo anche col test di impermeabilità, sperando che ci stia l'orologio con tutto il bracciale, perché è veramente importante questo bracciale. Sì, sembrerebbe che ci stia. Partiamo con un test a 3 atmosfere. Perfetto, primo test superato, lo ripetiamo anche a 6 atmosfere. Orologio in titanio, prova superata. Proviamo anche l'altro. La pellicolina sotto. Perfetto, a 3 atmosfere superato anche lui, ripetiamolo anche a 6. Benissimo, come volevo si dimostrare, impermeabile anche a 6 atmosfere. Adesso andiamo sul banco e andremo a verificare i vetri. Questo vetro in entrambi gli esemplari ricordo essere un antiriflesso, infatti vediamo dei riflessi molto belli. Dopo mi metto anche qualche macro così ce li gustiamo meglio. Cambiamo postazione. Bene signori, si è aggiunto un nuovo test agli orologi su segnalazioni di alcuni follower che mi hanno portato a conoscenza del fatto che all'estero hanno utilizzato in alcuni lotti
per le fusioni delle casse del materiale radioattivo. Hanno detto, sarebbe interessante se ci portassi anche questo test. Detto fatto, comprato il contatore Geiger, lo accendiamo e vediamo. Che cosa ci dice? Allora, ricordiamo che la radiazione di fondo è intorno ai 20 microsievert ora, per cui avviciniamo la cassa, ma assolutamente niente. I vetri di questi orologi sono in zaffiro con trattamento antiriflesso. Aspettiamo che si accenda anche la seconda spia accesa. Zaffiro e zaffiro naturalmente. Perfetto. Adesso andrò ad aprire il black space e vediamo che movimento si cela all'interno. È il grado di finiture e come viene bloccato all'interno della cassa. Ok, adesso siamo con l'altra telecamera e apriamo l'orologio. Prendiamo la nostra fida pallina. Ecco qua. Mettiamo la lente, andiamo ad analizzare il grado di finitura interno. Fondello, vediamo che ha il filetto qui all'interno con questa grossa scanalatura, la battuta, perché ha la guarnizione su questo rialzo, ecco perché. Per rimuovere l'orologio dalla cassa viene via dal davanti, per cui questo non è un anello di riduzione, ma è parte integrante della cassa. Praticamente è stato creato l'alloggiamento del movimento all'interno della cassa a misura. Allentando queste viti viene via la lunetta qui davanti e l'orologio esce dal davanti. Per cui è una struttura molto solida. Il movimento è un sellita SV200 standard. Lo vediamo qui sotto, c'è il calibro. Come abbiamo potuto vedere prima, il cronocomparatore dà degli ottimi risultati. Incredibili. La corona è a vite. Sono curioso di vedere una cosa, perché è particolare questa corona. E su queste sedie qui. Eh sì. Pensavo che non le usassero più questo tipo di corone, invece sono tipo quelle degli anni 70, hanno il filetto al contrario. Invece che essere filettati all'esterno, sono filettati all'interno. Questo canotto qui di generose dimensioni va a fare tenuta su questa guarnizione. L'orologio lo danno impermeabile 10 atmosfere. Strano, perché con queste caratteristiche secondo me supera abbondantemente i 300 metri questo orologio, ma abbondantemente. Andiamo a rimettere la corona. A causa di un piccolo problema nel rimettere l'albero, che non va più a impegnare il tiretto, sto smontando il ponte del bariletto. Volevo farvi notare che c'è la pietra anche sull'albero del bariletto.
sul 28-24 non c'è, per cui sul Sellita è un punto a favore, assolutamente. È stata per me una vera sorpresa. Per cui, signori, per colpa di questo piccolo incidente che ho avuto nel rimettere in sede l'albero, abbiamo scoperto che il ponte del bariletto del Sellita ha una pietra sull'albero del bariletto. Questo è il ponte di un'età 28-24. E qui potete notare che la pietra non c'è. Per cui cosa si deduce da ciò? Che è fatto meglio Sellita. Purtroppo è così. Fatti, non parole. Adesso andiamo a riposizionare il fondello e chiuderlo. E dopo andremo a fare qualche fotografia e qualche video in macro. Bene, direi che arrivati a questo punto possiamo cominciare a prendere qualche misura, vedere un po'. Per cui abbiamo diametro cassa di 45 mm, signori e signori. Uno spessore di 15 mm e un lag to lag di circa 50 mm. Qui sotto sul fondello troviamo il marchio Normalis col numero seriale della serie limitata. Nella versione col bracciale integrato abbiamo i perni. La chiusura, come possiamo vedere, anch'essa in titanio di generose dimensioni. Dimenticavo di sottolineare che gli orologi Normalis hanno la certificazione WAVE, Watch Assembly Verification. Amici, siamo arrivati al termine di questa video recensione. L'orologio l'ho già bello indossato, nel mio caso ho preferito il Black Space, mentre il Silver Space andrà di nuovo in confezione. Prezzi, allora vediamo un po' se mi ricordo. 480 euro il Silver Space, scusate, tutto in titanio, cioè braccialato anche titanio, e 450 euro invece Black Space, che ha cassa in titanio, trattamento PVD. Per informazioni sull'orologio vi metto sotto in descrizione il link del sito della Normalis Watch. Contattate direttamente Luca, che vi darà tutte le informazioni del caso. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!